Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando di Lio, dove è appena terminata la gara tra la Castellano Udas e l'Adria Bari, vinta dalla Castellano 75-70. Siamo in compagnia del coach dell'Udas, Matteo Totaro. Coach, finalmente il sogno è diventato realtà, questa promozione in C1 finalmente è arrivata. Sì, questa è la risposta a tutti quelli che quest'estate ci hanno definito degli incapaci, hanno definito la società che è il nulla. Noi abbiamo lavorato, siamo delle persone che lavoriamo, un gruppo, un team che lavora, non vendiamo fumo come fanno gli altri o non chiediamo collette per mandare avanti la società. Abbiamo delle persone che ci sponsorizzano e credono nel nostro progetto. Questo me lo devi lasciar dire, perché ce l'ho nel magone da quest'estate. Prima di parlare devono capire con chi hanno a che fare. Io parlo sempre quando le cose le ho ottenute. In carriera ho vinto tanto, è stasera la prima volta da allenatore. Non so più se continuerò, però è la vittoria di un gruppo, di un team che ha creduto dall'anno scorso a quest'anno, e non vendiamo chiacchiere. Ora parliamo di basket. Eh sì, è stata una promozione sicuramente meritata, un cammino trionfale, primo posto dalla prima giornata, 27 vittorie su 25 vittorie su 28, miglior attacco. Quanto si sente sua questa promozione? Io la divido con tutti quanti, con quelli che hanno collaborato con me, a iniziare dai Castellano, da Allianz, da Helios, dal presidente Di Giorgio, da Filippo De Luca, da Carlo Mancini, da tutti quelli che ci circondano, alla detta alla stampa, di tutti la vittoria. Io ho messo solamente dei ragazzi in campo, diciamo che non mi sento ancora un allenatore, sono il più grande dei giocatori, e loro hanno lottato dall'inizio fino a adesso. C'è stata una cosa importante: noi abbiamo perso, sì, abbiamo iniziato con la squadra che ci dicevano che eravamo la squadra più forte, e hanno detto che abbiamo speso più soldi, invece no. Se andiamo a vedere, noi a oggi abbiamo un giocatore mancante da dicembre, abbiamo da dicembre un giocatore mancante, e siamo andati sempre avanti, non abbiamo preso nessuno, non abbiamo cacciato nessuno, né l'allenatore né i giocatori. Questo è serietà e questo è pallacanestro a casa mia. Lei ci ha anche giocato in questa squadra, ha ottenuto questa promozione da coach. Qual è la sua emozione, qual è la sua gioia per questo risultato? Il risultato è che questa promozione ci ha aperto un po' una pallacanestro diversa. Andiamo su campi diversi, dove la pallacanestro ci stanno tutti i giocatori italiani. A me l'unica cosa che dispiace è lasciare questi due ragazzi, cioè Ugo e Donas, perché hanno fatto un gruppo eccezionale. L'anno prossimo saremo tutti italiani. Non so che succederà, noi progetteremo, abbiamo già progettato per salire, ci siederemo a tavolino e faremo le cose come si deve per l'anno prossimo. Per chiudere, coach, la sua dedica per questa promozione? La mia dedica è alla mia compagna, che ha avuto un sacco di pazienza quest'anno, e poi la dedico a tutte queste persone che hanno sempre creduto in noi e non ci hanno mai abbandonato. Questo Ok, grazie coach, complimenti. Prego. Siamo con il presidente della Castellano Udas, Giuseppe Di Giorgio. Presidente, innanzitutto complimenti, la vediamo tutta bagnata, la festa è appena cominciata. Sì, diciamo che mi avevano promesso un gavettone, sono andati oltre, nel senso che, non so, credo mi hanno bagnato con, non so, una cosa ghiacciata, no? Adesso non so bene, non era acqua. Partiamo dalle emozioni di questa promozione storica, qual è la sua emozione, la gioia che prova a caldo? Ma guarda, veramente io non ho parole, come dicevo ai vostri colleghi, qui bisognerebbe ringraziare tantissime persone. Questa è la vittoria, quello che ho detto prima, è la vittoria del gruppo. Qui non vince una persona sola, vince una città intera, e vincono tante persone che si sono avvicinate all'Udas. Noi, questa è una vittoria, la storia dell'Udas è una storia, per quanto riguarda la pallacanestro, piuttosto breve, ma c'è stato un punto di svolta nell'estate, due estati fa, quando siamo rimasti con il titolo sportivo in mano, senza grosse risorse economiche. Abbiamo allargato la compagine, ci siamo rivolti ai tifosi, i quali hanno risposto alla grande e hanno fatto sì che si potessero avvicinare sia le risorse economiche che il grande pubblico. Ringrazio, cito su tutti, Matteo Totaro e Carlo Mancini per quanto riguarda lo staff tecnico, senza i quali non avremmo potuto fare nulla. E poi io non dimentico le persone che mi sono state vicine nel momento di massima difficoltà, e quindi parlo di Elio Specchio, Angelo Specchio
Bruno Meterangelis, Francesco Marinelli, Pippo Meterangelis e tanti altri. Mi scuso con gli altri che non riesco a citare in questo momento. Abbiamo fatto gruppo, ci siamo stretti intorno al progetto e alla fine abbiamo raggiunto questo risultato meraviglioso. Grazie a Nicola Marino e ad Angelo Specchio, il medico sociale, che hanno avvicinato questo grande sponsor, questo gruppo alimentare che ci ha reso possibile questa grande avventura. E, ovviamente il ringraziamento va anche al patron, a Salvatore Castellano, ma anche e soprattutto a Pier Francesco e a Fabrizio che ci hanno creduto fin dall'inizio in questa promozione, in questo progetto dell'UDAS. Presidente, questa promozione è la vittoria dell'UDAS, è la vittoria dei suoi giocatori, ma perché noi anche la vittoria del presidente Giuseppe Di Giorgio. Sì, vabbè, io ho un caratteraccio, io, come dire, ci credo nelle cose che faccio, le devo portare a termine. Finalmente questa è la risposta a tutte le polemiche a cui io non ho mai risposto. Noi rispondiamo col campo e in campo abbiamo vinto, adesso siamo sul tetto della Puglia. Senza dimenticare che l'UDAS non è solo basket, è una polisportiva con i grandi successi della pallavolo e del tennis tavolo. Diciamo che è un anno meraviglioso, un'annata spettacolare. Io dedico questa vittoria a tutti gli sportivi cerignolani, perché credo che queste vittorie facciano bene un po' al morale della città in questo momento così difficile della nostra economia. E poi la dedico ai ragazzini del settore giovanile dell'UDAS Young, perché possano prendere come punto di riferimento questa grande vittoria per fare sempre bene anche loro nel loro piccolo, e che abbiano come traguardo anche questo, quello di diventare un giorno dei piccoli grandi campioni. Per chiudere, presidente, siete stati in testa dalla prima giornata con 25 vittorie su 28. Secondo lei qual è stata la gara della svolta, quella che vi ha fatto credere veramente a questa promozione? Allora, questa è una vittoria del gruppo e della professionalità. Noi abbiamo creduto in questo progetto, abbiamo programmato dall'estate scorsa questa squadra, e grazie a tutti quelli che hanno dato una mano, quindi dal direttore sportivo all'allenatore, alla scelta degli atleti, nasce lì quella vittoria. Noi abbiamo fatto un percorso netto nella prima fase del campionato, io li chiamo punti benedetti quelli. Quei punti ci hanno consentito di arrivare alla fine con qualche punticino di vantaggio rispetto alla seconda. Gli altri si sono aggiustati in corsa, noi siamo partiti con quel roster e siamo arrivati alla fine con quel roster. E nonostante abbiamo avuto degli infortuni nella compagine degli atleti, però la squadra era ben strutturata e siamo riusciti a vincere, a portare a termine questo traguardo. Ma sai, Ostuni, rispondendo alla tua domanda, Ostuni senz'altro è una vittoria sia in casa che fuori casa, ovviamente, ma soprattutto fuori casa è una vittoria che valeva doppio. Poi la vittoria in casa contro il Manfredonia, perché venivamo da un periodo bruttissimo. Ecco, queste sono state le vittorie fondamentali, secondo me. Bene, grazie presidente, la lasciamo alla verità da festa, ancora grazie e complimenti. Vi voglio ringraziare la vostra testata giornalistica, perché siete stati veramente attenti alle vicende dell'UDAS. Vi faccio i complimenti, perché come siamo cresciuti noi, siete cresciuti anche voi, state crescendo anche voi e tutte le altre testate giornalistiche di Cerignola. Grazie. Grazie, grazie ancora, complimenti. Siamo con il capitano di quest'UDAS dei record, Guglielmo Serazzi. Guglielmo, innanzitutto complimenti per questa promozione. Il sogno finalmente si realizza, avete scritto una pagina di storia importante. Qual è la tua gioia e la tua emozione? Prima di tutto ti ringrazio per i complimenti, è una gioia immensa. Sono 7-8 mesi di duro lavoro che vengono premiati, abbiamo lavorato tutti, squadra, allenatore, dirigenza, i tifosi, è il premio che meritavamo tutti, perché dal primo all'ultimo giorno siamo stati in testa a questo campionato, e quindi penso che questo è quello che ci meritiamo. Tu sei il capitano di questa squadra, secondo te qual è il segreto di questo gruppo vincente? Il segreto di questo gruppo è lo stare insieme, lo stare bene insieme. Con allenatore Matteo, è stato una grande guida per noi, Matteo, e gran parte del merito secondo lui va a lui. La
capitano, sei grande! Gran parte del merito va a Matteo, è stato bravo a gestire questo gruppo, che non è semplice gestire tanti bravi giocatori. Tu sei arrivato quest'estate, sei stato il miglior assistman di questa squadra, ti aspettavi di centrare questo obiettivo? No, non mi aspettavo niente, l'unico obiettivo era vincere il campionato, poi le glorie personali vengono dopo, no? Non servono a niente. L'importante era raggiungere l'obiettivo, vincere il campionato, e quindi sono contentissimo. Secondo te qual è stata la gara della svolta, quando nello spogliatoio avete veramente capito di poter centrare questa promozione? Guarda, secondo me la vittoria ad Ostuni. Quando siamo andati lì a vincere, ci siamo portati sul 2-0 con gli scontri diretti, ci siamo guardati in faccia, abbiamo capito, diceva, cazzo, forse siamo veramente forti. E lì è stata la svolta. Per chiudere, la dedica del capitano Guglielmo Serazzi per questa vittoria. Guarda, la dedico a tutta la mia famiglia e a mia moglie che è a casa, e un bacione, grazie a tutti. Grazie Guglielmo, complimenti. Grazie. Siamo con Ugo Sierra. Ugo, un tuo commento a questa promozione, un sogno che si realizza. Contento, molto contento. Sapevamo che era una partita molto dura, però con molta concentrazione, una bella partenza, abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci siamo messi dall'inizio dell'anno. Quindi sono stati 3 anni bellissimi qua, coronati con questo campionato NC1, che è importantissimo veramente. È stata appunto una partita difficile, ma oggi quello che contava era semplicemente festeggiare questa promozione. Ecco, quanto c'è di tuo in questa promozione? Quello lo possono dire i tifosi. Io penso di aver dato il mio contributo, sempre me ne sono andato tranquillo del campo, perché ho lasciato 100%, per cui sono soddisfatto, sono felice di tutto questo e ne porterò tutto nel cuore, tutto questo movimento. Ti rendi conto di quello che avete scatenato? Adesso avete portato una società e una città intera nella storia. Sì, 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 non è facile. L'idea era quella quando mi hanno chiamato 3 anni fa, di arrivare il prima possibile in C1, quindi per fortuna ce l'abbiamo fatto. Resta festeggiare, essere contenti, felice di tutto questo, basta. Per chiudere, la tua dedica per questo risultato importantissimo. Per tutta la gente, la tifoseria che comunque sempre è stato nei mali momenti, la famiglia che sta lontano, e la ragazza mia che è venuta da Milano a vedermi, quindi per lei. Ok, grazie Ugo, complimenti.